ci prendiamo una pausa dal punto di vista della teoria e impariamo a fare un paio di esercizi che generalmente do, della tipologia che do nei compiti. Due di questi esercizi in genere ne do sei, ma due di questi si possono già fare. Allora, devo solo dare alcune definizioni che mi servono. Supponiamo di avere uno spazio vettoriale V, spazio vettoriale su R, con prodotto scalare, definito così. Supponiamo di avere W, un sottospazio vettoriale di V, dobbiamo dare la definizione, si dice W ortogonale l'insieme dei V appartenenti a V, tali che V scalare W è uguale a 0 per ogni W appartenente a V. Quindi questo si chiama sottospazio ortogonale a W. Diciamo che una cosa che possiamo, si può dimostrare, non la dimostriamo adesso, perché se la dimensione di V è finita, diciamo n, e se la dimensione di W è uguale a K, allora la dimensione di W ortogonale è uguale a n meno k. Ci serve soltanto questo concetto per poter introdurre gli esercizi che vogliamo fare. Questo poi lo dimostreremo, sarà al caso particolare di un risultato ben più generale. Quindi l'ortogonale esiste anche non solo di un vettore, cioè non solo il concetto di ortogonale da tre vettori, ma lo spazio ortogonale a W è fatto da quei vettori di V che sono ortogonali a tutti i vettori di W. È una definizione. Ok. Allora, andiamo a svolgere il seguente esercizio. Siano dati vi ho dato quattro vettori in R4. Chiamo
siano U, lo diciamo sia uguale allo span di V1 e V2, sia V lo span di V3 e V1. Quindi questi sono sottospazi vettoriali di R4. Allora, l'esercizio chiede di calcolare una base ortogonale di dei seguenti spazi U, V, U intersecato V, U più V, U ortogonale, V ortogonale, U più V ortogonale, U intersecato V. Allora, questo non è un esercizio che possiede un'unica risoluzione. Beh, alcune cose saranno diciamo identificate univocamente, vedremo, o quasi, ma diciamo in altri casi avremmo delle arbitrarietà, cioè potremmo scegliere la base ortogonale in maniera almeno parzialmente arbitraria. Sembra un esercizio molto lungo, perché vedremo, se ho fatto bene i conti, che questi spazi hanno dimensione 2, questa dimensione 1, questo per la regola di Grassmann avrà dimensione 3, 2 più 2 meno 1, e quindi questi spazi avranno dimensione 2, 2, 1 e 3, 1 e 3, perché 4 meno 3 fa 1 e 4 meno 1 fa 3, sono quelli ortogonali. Quindi, per quanto sia, sembra che diciamo, io voglio la base ortogonale, quindi se uno come programma si dà il programma di trovare prima le basi e poi ortogonalizzarle con Gram-Schmidt, ci mette insomma 3 ore almeno. Per quale motivo? Prima dobbiamo trovare le basi, allora abbiamo, vabbè, tranne qua che sarà un solo vettore, vabbè, la base sarà ortogonale per definizione, quindi avremo 2 e dovremo fare 2 ortogonalizzazioni di Gram-Schmidt. Quando abbiamo 3 dobbiamo fare altre 2 ortogonizzazioni di Gram-Schmidt, sono 4, e altre 4 farebbero 8. In realtà la cosa è molto più rapida. Allora, cominciamo. È più rapida se si procede in un certo modo. Se si procede in un certo modo. Allora, cominciamo a, diciamo, scrivere chi sono i vettori di U intersecato V. Un vettore può appartenere a U intersecato V se solo se sta qua e sta anche qua. Allora io cosa faccio? Prendo una combinazione lineare alfa V1 più beta V2 e scrivo che sia uguale a gamma V3 più delta V4, dove alfa, beta, gamma e delta sono dei numeri scalari, dei numeri reali, siamo sempre in R4, andiamo a sostituire i valori di V1, V2, V3, V4, quindi mi viene alfa 1, 0, 1, 0 più beta 0, 1, meno 1, meno 1 uguale gamma meno 1, 0, 1, 1 più delta 0, meno 1, meno 1
Questo qui è un sistema di lineare di quattro equazioni in quattro incognite. Più precisamente viene alfa uguale meno gamma, alfa più 0 uguale meno gamma più 0, poi viene beta uguale meno delta, poi alfa meno beta uguale gamma meno delta, e poi mi viene meno beta uguale gamma. Queste sono le equazioni. In realtà queste equazioni, siccome beta è uguale a meno gamma, troviamo che alfa è uguale a beta, gamma è uguale a meno alfa, no? Qui, portando questo dall'altra parte e ricordandoci di quest'altra equazione, troviamo alfa uguale, o beta uguale a alfa, stessa cosa. Poi abbiamo delta uguale meno alfa, cioè meno beta, ma che poi sarebbe anche meno alfa, e poi se andiamo a sostituire qua dentro, qui mi viene 0, qua mi viene 0, quindi questa equazione la possiamo togliere perché deriva dalla somma delle altre equazioni. Quindi rimaniamo con queste tre equazioni qua. Anzi, scriviamolo questa, scriviamolo beta uguale alfa. È vero, noi non abbiamo trattato i sistemi lineari in generale, ma qua si tratterà sempre di sistemi piccoli e con coefficienti interi non troppo grandi. Quindi, quello che abbiamo notato intanto è che un'equazione si è eliminata. È inutile tener conto di questa equazione, perché se io adesso sostituisco qua, beta uguale alfa, qua viene alfa meno alfa fa 0, meno alfa più alfa pure fa 0 dall'altra parte, quindi le equazioni diventano identità. Questo vuol dire che le altre tre equazioni implicano la quarta, quindi la quarta la possiamo sicuramente sottolineare. Che vuol dire questo? Vuol dire che io alfa lo posso scegliere come mi pare, alfa lo posso scegliere come mi pare. Poi beta, gamma e delta li devo scegliere così, cioè beta uguale ad alfa. Per esempio, se io prendo alfa prendiamo alfa uguale 1, e allora beta sarà uguale a 1, gamma sarà uguale a meno 1 e delta sarà uguale a meno 1. Quindi io cosa scopro? Scopro che 1, 0, 1, 1 più 0, 1, meno 1, meno 1, quanto fa? Fate la somma, fa 1, 1, 0, qua era 0, 1, 1, 0, meno 1, che è meno la somma di meno 1, 0, 1, 1 più 0, meno 1, meno 1. Cioè io scopro che se faccio la somma di V1 e V2, questo è V1 più V2, questo è uguale a meno V3 più V4. No? Fate la somma da quest'altra parte, che viene meno 1, meno 1, 0, 1. Cambiate segno, viene 1, 1, 0. Quindi abbiamo scoperto che c'è un vettore in comune. Allora, questo vettore, chi è il vettore che sta in U intersecato V? Questo qua, questo appartiene a U intersecato V. È chiaro fino a qui o sto parlando altro? In realtà U intersecato V, da quello che abbiamo appena detto,
Allora, vediamo se avete capito qualcosa. Allora, partiamo, torniamo un attimo indietro, facciamo dei ragionamenti usando le nozioni di teoria che conosciamo. Siamo in uno spazio di dimensione 4. Poi abbiamo due spazi U e V che sono generati da due coppie di vettori. U è generato da una coppia di vettori, U è generato da un'altra coppia di vettori. V1 e V2, si vede a occhio, non sono proporzionali. Quindi la dimensione di U quanto sarà? 2. I vettori sono indipendenti. La dimensione di V quanto sarà? 2 pure lui. Adesso dobbiamo fare la dimensione dell'intersezione. L'intersezione è la prima cosa più semplice da calcolare. Se la dimensione dell'intersezione fosse 0, l'intersezione è uno spazio vettoriale, perché intersezione è due spazi vettoriali. Quindi se fosse 0 dovrebbe contenere il solo vettore nullo. Ma abbiamo fatto un conto, abbiamo uguagliato un vettore di qua. Come è fatto un vettore dello spin? È una combinazione lineare di questi due. Quindi invece di usare lambda, mu, nu e xi ho usato alfa, beta, gamma e delta. Ma sembra una combinazione lineare. Ho preso questo numero moltiplicato per un numero reale, questo vettore l'ho moltiplicato per un numero reale, ho preso quest'altro moltiplicato per un numero reale, ho fatto la somma e l'ho uguagliato. La stessa cosa ho fatto. Ho provato a risolvere il sistema che ne conseguiva. Quando sono andato a risolvere il sistema che lo conseguiva, ho trovato la soluzione. La soluzione è che alfa uguale a beta, beta uguale a alfa, gamma uguale a meno alfa, delta uguale a meno alfa. Dice, ma non è una soluzione, sono tante soluzioni, perché qua alfa è rimasto. Se andate ad analizzare la soluzione come l'ho scritta, alfa è un parametro, alfa lo scelgo io. Qua. Quindi non c'è nulla che mi determini alfa. Poi, una volta che scelgo alfa, rimangono determinati beta, gamma e delta. Potrei anche farla al contrario, cioè scrivere alfa uguale a beta, gamma uguale a meno beta, delta uguale a meno beta. Però sempre la stessa zuppa sarebbe, cioè ci sarebbe un parametro libero e gli altri tre che una volta determinato il parametro libero si potrebbero determinare di con sé. Di conseguenza. Allora, prendiamo questo parametro, poniamolo uguale a 1. Allora, in particolare abbiamo visto che otteniamo questo vettore qua a sinistra e otteniamo questo vettore qua anche a destra. Adesso, secondo voi, la domanda è: qual è la dimensione di U intersecato V? E chi è un generatore di un intersecatore? Quindi una vabbè. E chi sono i generatori, scusate, ho dato troppe informazioni, di un intersecatore? No. Allora, chiaramente un intersecato V sta in U e sta in V, quindi può avere dimensione o 0, o 1, o 2. Se avesse dimensione 0 sarebbe il solo vettore nullo. Se avesse dimensione 2 vorrebbe dire che U e V coincidono. Allora, sostituiamo i vettori, scusate, i parametri, il primo lo lascio arbitrario, sostituiamo beta uguale alfa, gamma uguale a meno alfa e delta uguale a meno alfa. Lo riscrivo qua, alfa 1, 0, 1, 1, più alfa 1, 0, 1, 0, 0, 1, meno 1, meno 1. Fate la somma, quanto viene? Viene alfa, anzi alfa lo lascio in evidenza, 1, 1, 0, meno 1, dall'altra parte meno alfa che moltiplica meno 1, 0, 1, 1, meno alfa che moltiplica 0, meno 1, meno 1, 0, allora meno alfa per 1 fa alfa e ci troviamo. 0 più alfa fa alfa e ci troviamo, meno alfa più alfa fa 0 e ci troviamo,
meno alfa più 0 fa meno alfa, eccetera. Quindi se io faccio questa somma qui fa questa roba qui, se io faccio questa somma qui fa questa roba qui. Adesso siete in grado di rispondere alla domanda qual è la dimensione di U intersecato V? Qual è? U. E chi è una base di questo U intersecato V? 1, 1, 0, meno 1. Quindi U intersecato V è lo span di 1, 1, 0, meno 1. Basta. Per quale motivo? Abbiamo appena verificato che tutti i vettori che stanno in U intersecato V sono di questo tipo. Come sono fatti? Sono il multiplo di questo vettore qua, con un coefficiente, con un numero arbitrario reale. E quando io faccio il multiplo di un vettore fisso, che cosa ottengo? Una retta, cioè uno spazio di dimensione 1. Una retta parametrica, quindi proprio in forma parametrica, che una retta di R4 ovviamente. È chiaro? Ora, quindi il tutto si tiene insieme perché cerchiamo di capire. Allora, se l'intersezione poteva venire vettore nullo, io qua ho fatto un conto prima, ho fatto in maniera che la somma di questi, volevo fare che fosse la somma di questi, poi a un certo punto quando ho scritto il vettore V3 mi veniva più comodo fare che V3 più V4 faceva l'opposto, la somma di V1 più V2. Quindi comunque alla fine quello che ho imposto è una relazione lineare tra i quattro vettori. Allora, quindi sono due di qua, spazio di dimensione 2 di qua, spazio di dimensione 2 di là. In R4 possono avere intersezione solo i vettori nulli. Provate a cambiare un numero qui nella terza riga, qua ci mettete meno 2, e allora se andate a vedere quella quarta equazione, quella che abbiamo cancellato, alla fine fa venire qui la soluzione, verrebbe con tutti 0, no? Perché quando andiamo, quando andavamo a sostituire, invece di venire 0 uguale a 0 sarebbe venuto, che ne so, 2 alfa uguale a 0. Allora se alfa uguale a 0, anche beta uguale a 0, gamma uguale a 0, beta uguale a 0, in quel caso l'intersezione sarebbe stata solo il vettore nullo. Ma non è così. Io ho imposto, perché cercavo di fare un esercizio non banale, che ci fosse uno spazio dimensione a intersezione. Nel momento in cui un'equazione si è eliminata, qui non possono rimanere un numero finito, non possono venire fuori un numero finito di soluzioni. Prima veniva solo la soluzione nulla, ma nel momento in cui è stata eliminata un'equazione, è con tre equazioni, il concetto è che io non elimino quattro parametri, ne rimane uno libero. E quindi devono venire infinite soluzioni, ma questo ha senso anche geometricamente, perché i miei due piani in R4, in R4 c'è abbastanza spazio perché si intersecano solo nel vettore nullo, ma se si intersecano in uno spazio che non sia il vettore nullo, devono intersecarsi almeno in uno spazio di dimensione 1, cioè almeno in una retta, e una retta è fatta da infiniti punti. E quindi le soluzioni devono essere infinite. In realtà abbiamo visto in questo caso che sono proprio i multipli di questo vettore qua, quindi la retta è, diciamo, data da questa direzione, e diciamo la retta che contiene questo vettore è l'intersezione di un intersecato V. Se mi fosse, prendiamo l'altro caso banale, cioè il caso in cui l'intersezione era dimensione 2, che cosa doveva succedere? Per avere intersezione di dimensione 2, allora, se volevo un'intersezione di dimensione nulla, voleva dire che non si dovevano cancellare equazioni, alla fine doveva venire alfa uguale a 0, beta uguale a 0, gamma uguale a 0 e delta uguale a 0. Per avere un'intersezione di dimensione 1 si è cancellato un'equazione, è rimasto un parametro libero che moltiplica un vettore fisso, quindi abbiamo una retta passante per l'origine, perché se io metto qua alfa uguale a 0,
qua mi viene anche il vettore 1. Se invece la diciamo U e V coincidevano, l'unico modo per poter fare avere un'intersezione di dimensione 2 era che U e V coincidessero. Se U e V coincidevano, che succedeva? Cosa doveva succedere quando andava a risolvere il sistema? Cosa doveva succedere? I due parametri, per esempio alfa e beta, dovevano rimanere, cioè si dovevano cancellare due equazioni. Due parametri dovevano rimanere tutti e due liberi, perché così qualunque vettore che io ottenevo qua con alfa e beta lo potevo ottenere dall'altra parte con opportuni gamma e delta. Anche se le basi erano diverse, doveva succedere questo. Quindi sostanzialmente, vedete, ritroviamo questo dualismo che c'era, che abbiamo visto già nelle equazioni, abbiamo visto in R2, in R3, in R4, le equazioni parametriche e le equazioni cartesiane, abbiamo visto meglio in R2 e in R3. Se ho l'equazione di una cartesiana di una retta, sono due piani messi a sistema, cioè due equazioni cartesiane messe a sistema. Perché ogni equazione cartesiana che sia indipendente da quella di prima mi fa abbassare la dimensione. Viceversa, l'equazione parametrica di una retta è sempre un vettore per un parametro, in qualunque dimensione. E in questo caso sto costruendo la retta come i vettori proporzionali a una direzione fissa e quindi ha sempre dimensione. Bene, qua quindi ho voluto fare un caso non banale, cioè ho voluto fare che U e V avessero un'intersezione non banale di dimensione 1, e però non ho voluto fare né che coincidessero, se no era tutto troppo facile. Perché se allora supponiamo che qua l'intersezione venga il vettore nullo, questo automaticamente chi viene? Siamo in R4, se questa è dimensione 2, questa è dimensione 2, questa è dimensione 0, questa è dimensione 0, questa di che dimensione avrà? 4, e quindi sarà tutto R. Quando passo agli ortogonali, questa avrà dimensione 2, questa avrà dimensione 2, 4 meno 2, questa avrà dimensione 4, e quindi sarà tutto R, e questa avrà dimensione 0 e sarà il suo vettore 2. Allora, 4 spazi sono banali, cioè questo è R4, vettore nullo, R4, vettore nullo. In quel caso io le basi ortogonali di R4 prendo la base canonica, punto, senza stare a fare tutti tanti conti. Quindi mi rimarrebbero da delineare le basi ortogonali solo di questo e questo separatamente. Quindi l'esercizio si semplificherebbe un po'. Invece, se U e V coincidessero, allora questo sarebbe U, questo sarebbe U, questo sarebbe U, questo sarebbe U. Questo sarebbe ortogonale, 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 ortogonale. Quindi anche qui l'esercizio si semplificherebbe ancora di più, perché avrei solo U e U ortogonale. Invece nel caso di dimensione 1 abbiamo questa dimensione 2, questa dimensione 2, dimensione 1, dimensione 3. Viceversa, questa dimensione 2, 2, 3 e 1. Scusate, 1 e 3, perché li ho messi al contrario. Che questo è 4 meno 3, 4 meno 1. Però intanto noi abbiamo trovato una base di U intersecato V. Una volta che abbiamo scritto che l'intersezione, attenzione, un errore che fanno e che farete anche voi, anche allora andate a rileggere poi quando farete il compito e correggeremo il compito, andrete a rileggere, a rivedere su web quello che vi sto dicendo adesso. Vi sto avvisando. Una volta che avete trovato alfa, beta, gamma e delta, fissate alfa sia la dimensione 1, trovate, imponete i valori di alfa e beta e fate la somma e trovate questo vettore. Questo vettore sta anche di qua. Questo, vabbè, in questo caso questo, cioè 1, 1, 0, meno 1, prendendo per esempio alfa uguale a 1, è una base del mio spazio.
Voi lo sapete che cosa scrivete come base dello spazio? Scrivete a 1, 1, meno 1, meno 1. Chi sono 1, prendendo alfa uguale a 1, chi sono 1, 1, meno 1, meno 1? Sono i valori di alfa, beta, gamma e delta. Ci avete 4 valori per quei 4 parametri. A un certo punto mi è successo tantissime volte nel correggere i compiti di UIT secondo V è generato da 1, 1, meno 1, meno 1. Cioè, quando avete trovato alfa, beta, gamma e delta, fissando alfa chiaramente 1 è arbitrario, però mi mettete come generatore di UIT secondo V i valori di alfa, beta, gamma e delta. E non è così. Non è così, una volta trovati alfa, beta, gamma e delta, io faccio questa combinazione, vedo che sono uguali e questo vettore qua mi genera un intersecato. Dice, ma potrei fissare alfa uguale a 2? Come no? Invece di avere 1, 1, 0, meno 1 avresti 2, 2, 0, meno 2, sempre sulla stessa retta stampa. Poi quando avete una retta, vabbè, io purtroppo la devo disegnare in R3, però una volta che la retta ha una direzione, o prendete questo vettore o prendete quest'altro vettore, è sempre un generatore della retta E, sempre una base della retta E. L'unico alfa fissato, ovviamente dovendo scegliere arbitrariamente, è meglio prendere alfa uguale a 1, così viene tutto un po' più, vengono dei numeri più ragionevoli. L'unico alfa che non posso scegliere fissare qual è? È 0, perché se ci metto 0 mi viene il vettore nullo, quello già lo so che ci sta sempre nell'intersezione e non mi genera nulla. È chiaro fino a qui? Quindi questa è una base di un intersecato V. Quindi quando avete scritto questo io so che avete trovato una base di un intersecato V. Domanda: è una base ortogonale? Risposta? Sì. Uno elemento è ortogonale, non c'è nulla da verificare, perché base ortogonale mi dice che quando sono più di, diciamo, lo spazio di dimensione più di 1, i vari vettori tra di loro, vettori diversi, devono essere ortogonali. Benissimo, adesso io voglio trovare una base ortogonale di U. Allora, che cosa faccio? Adesso ve lo faccio con tutti i due vettori, ma basta prenderne uno. Allora, prendo un vettore U, da chi è generato? Da V1 e V2. Quindi, prendete uno di questi due vettori, che non sia proporzionale a questo. Quale posso prendere? V1, V2 o tutti e due? Uno dei due, tutti e due, posso vedere. È chiaro? Perché V1 non è proporzionale a questo e V2 non è proporzionale a questo. Adesso questo qua lo chiamiamo chiamiamolo V2. Poi chiamiamolo W1, no? Adesso andiamo a prendere per esempio V1. Allora adesso prendo V1 e cosa faccio? Io già so che W1 sta in U, questo W1 sta in U. Allora, mi ortogonalizzo V1 rispetto a W1. Cioè, ma potevo farlo anche rispetto a V2. È sempre una base ortogonale di... Sì, però ci sarà un piccolo vantaggio successivo nel fare questo. Quindi, come si fa l'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt? Si fa così. Si fa V1 meno V1 scalare W1 fratto W1 scalare W1 W1.
Questa è l'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt. In verità io faccio un'altra cosa. Dico che questo vettore è proporzionale a, questa non è un alfa, ma è un simbolo, è un infinito con un pezzo tagliato. È proporzionale a W1 scalare W1 per V1 meno V1 scalare W1. Cioè ho tolto il denominatore. Per quale motivo? Perché non mi piace avere, siccome parto da numeri interi, non vorrei arrivare a frazioni, ma vorrei mantenermi sui numeri interi. Allora, cominciamo a vedere W1 scalare W1, quanto fa? Cioè la norma di W1 al quadrato, quanto fa? Riscriviamo qua chi erano V1, V2, V3, V4. Anzi, abbassiamo un po' così che sta. Ecco qui. Inutile. Allora, W1 scala W1, quanto fa? Oh. Quanto fa? 3. W1 scala W1 sarebbe la somma di questi al quadrato. 1 al quadrato, più 1 al quadrato, più meno 1 al quadrato, fa 3. Quindi qua mi viene 3V1, cioè 3, 1, 0, 1, 0, poi mi viene meno, adesso devo fare questo scalare questo, allora mi viene 1 più 0 più 0 più 0, fa 1, quindi meno 1 per W1, 1, 1, 0, meno 1. E quanto fa? 3 meno 1 fa 2, 3 meno 1 fa 2, 3 meno 0 fa 3, meno meno 1 fa 1. Sono 3 per 0. Il secondo è 1. 2 meno 1. È meno 1. Meno 1. No, no, questo è 1. E questo che è meno 1. Perché c'è 2 meno 1, 3, 1. Arrivati qua, potete fare... Allora, ci possono essere tre tipi di controlli possibili. Facciamo la stessa cosa partendo da V2. Cioè, faccio W1 scalare W1 V2 meno V1 scalare W2 V2 scalare W1 V1. Cioè sarebbe a dire, se nello spazio U invece di V1 mi prendevo V2, allora voi avete U è un piano, questo è il vettore W1, questo è il vettore V1 e questo è il vettore V2, ok? Quando fate, togliete a V1 la proiezione su W1, rimanete con questo. Quando a V2 togliete la proiezione su W1, rimanete con questo. Vabbè, probabilmente il modulo devo fare un po' di esercizio. Ok? Quindi, come vedete, una volta tolte le proiezioni, una volta fatta l'ortogonalizzazione, quello che rimane devono essere proporzionali. Mo possono essere proporzionali opposti, proporzionali dalla stessa direzione, cioè proporzionale significa che c'è un coefficiente di proporzionalità, può essere positivo o negativo. Però, quindi se io faccio questo adesso, mi rimarrà qualcosa che, se ho fatto bene i conti, deve essere proporzionale a questo. Andiamo a fare, quindi qua mi viene 3, V2 era 0, 1, meno 1, meno 1, 0, 1, meno 1, meno 1, meno, adesso devo fare V2 scalare W1, poi viene 0, 1, ah, questi sono già 0, 1, 0, 1, no, quindi viene 2, quindi meno 2,
W1, cioè 1, 1, 0, meno 2. Andiamo a fare il conto. 3 meno 2 fa meno 2, cioè scusate, 0 meno 2 fa meno 2, 3 per 0 meno 2 fa meno 2. Poi 3 meno 2 fa 1, meno 3 meno 0 fa meno 3, meno 3 più 2 fa meno 1. Quindi come vedete è già venuto, è venuto proprio l'opposto. Qua, allora, questo è un controllo, è un conto fatto in più, non era necessario farlo. In realtà io avrei dovuto fare V2 meno V2 scalare W1 fratto W1 scalare W1, ma questo è proporzionale a, quindi io neanche faccio la vera ortogonalizzazione, prendo la formula dell'ortogonalizzazione, la moltiplico per 1 scalare, tanto a me mi serve un vettore che sia ortogonale a W1, non mi serve, non, cioè se è più lungo, se è più corto non mi interessa, piuttosto mi interessa che diciamo i numeri qua siano interi, sì, questo mi aiuta un po'. Allora, per avere i numeri interi moltiplico per W1 scalare W1. Allora, quindi, come vedete, o parto da V1 o parto da V2 e ottengo, beh, non la stessa cosa, però la stessa direzione. Cioè ottengo questo vettore oppure questo vettore che è proporzionale a questo. Quindi potete partire da uno qualunque dei due che non sia proporzionale a, al vettore dell'intersezione. Bene, potevo controllarla in un altro modo questa cosa? Certo che potevo controllarla in un altro modo. Stiamo sempre parlando del caso in cui la dimensione dell'intersezione è 1. Io questo qua potevo non farlo. Una volta arrivato qua, posso innanzitutto controllare che questo sia ortogonale a questo. Adesso faccio, diciamo, se io dico la base ortogonale di U, chi deve essere? Deve essere 1, 1, 0, meno 1 e poi 2, meno 1, 3, 1. Questo qua sta in U? Sì, perché io l'ho generato da V1 e W1, cioè vettori che stanno in U, o da V2 e W1, sempre vettori che stanno in U. Quindi questo è un vettore di U, è ortogonale rispetto a questo, messo insieme a questo devo fare una base. È ortogonale rispetto a questo, si può controllare. Fate il prodotto scalare, 2 meno 1 più 0 meno 1 fa 0. Quindi effettivamente questi due vettori sono ortogonali. E già questo ci dice che probabilmente abbiamo fatto bene. Non è un controllo sufficiente questo, perché questo deve essere ortogonale a W1, che stava in un intersecato V, ma deve stare anche in U. Quindi per fare un controllo che sia in U, io posso allora, questo vettore qua da V1, chi erano i generatori di U? Erano V1 e V2. Lo posso generare con V1 e V2? Sì, basta fare. Allora, se guardate il vettore, per ottenere 2 al primo posto intanto devo fare 2V1 e poi devo fare meno V2. Allora fate 2V1 meno V2, qua ottenete 2, qua ottenete meno 1, qua ottenete 3 e qua ottenete 1. Quindi questo vettore qua non è altro che 2V1 meno V2. Quindi a questo punto abbiamo controllato sia che è ortogonale a quello di prima, sia che sta in U, e allora non possiamo aver sbagliato. Siamo sicuri di aver fatto bene. Attenzione, questa non è l'unica base ortogonale di U. Se io prendo V1 e l'ortogonalizzo rispetto a V2, ce ne sta un'altra di base ortogonale. Però è una base che mi conviene.
Perché? Immaginate di avere, io ripeto, il disegno lo faccio in R3, in realtà il discorso è in R4. Qua sta l'origine, qua sta W1. Allora, qua è questo vettore qui, ho calcolato, lo chiamo W2. Questo era, per esempio, V1. Questo, un altro, era, vabbè, non da questa parte, l'altra parte era V3 perché mi dava l'opposto, però, ok. Quindi, questo era U e questo era V. Questa era l'intersezione. D'altro canto, anche se poi stanno in R4, quindi sono due piani che si intersecano lungo una retta. Allora, questo è il vettore che sta nell'intersezione e che mi genera l'intersezione. Questo era un vettore che stava in U, non proporzionale a questo. Allora, faccio l'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt e rimango con questo vettore, che è quello che ho chiamato W2, cioè questo qua. Non faccio proprio l'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt, lo faccio e poi lo allungo in maniera da avere coordinate di tempo. Adesso in U cosa farò? Se prendo V3 farò la stessa cosa. Quindi alla fine rimarrò con questa situazione qua. Pensate a un libro aperto a metà, avrò la costola del libro e però avrò le direzioni che sono date dal lato di base di due pagine. Ora quest'angolo qui, quindi qua sono sicuro che ci sarà un angolo di 90 gradi perché la costola del libro è diciamo, parallela al lato verticale, quindi c'è un angolo di 90 gradi. Qua ci sarà un angolo di 90 gradi, quest'angolo invece non sarà 90. Ok? Facciamolo un po' più stretto in maniera tale che si veda che non è, in generale non sarà 90. Rifaccio la figura qua. Allora, io avrò quest'angolo di 90 gradi, quest'angolo di 90 gradi e qua posso avere anche un angolo piccolo, o comunque in generale non necessariamente di 90 gradi. Ok. Oh, però intanto lo dobbiamo fare perché W1 l'abbiamo calcolato, W2 l'abbiamo calcolato, W3 ancora non l'abbiamo calcolato. Allora, devo fare cioè la base ortogonale di V. E cosa farò? Qua mi basta metterci, invece di V1 ci metto V3, V3, no, questa è la V, qua ci metto V3. Poi se voglio controllare, qua ci metto V4, qua ci metto V4, qua ci metto V4 e qua ci metto. Proviamo. V3. Allora, V3 era W1 scala W1 faceva sempre 3, quindi 3 che moltiplica meno 1, 0, 1, 1. Poi meno, devo fare V3 scalare W1, allora mi viene meno 1 più 0 più 0 meno 1, quindi meno 2, con meno davanti diventa più 2, W1, quindi 1, 1, 0, meno 1, quindi mi viene meno 3 più 2 fa meno 1, poi fa 2, poi viene 3 e poi viene 1. Adesso posso fare anche questo e poi vedremo che viene proporzionale a questo, però voglio semplicemente, se voglio semplicemente controllare non c'è bisogno di farlo pure con V4. La prima cosa che devo fare è che questo sia ortogonale a W1. Allora faccio il prodotto scalare, meno 1 per 1 fa meno 1, più 2, più 0
meno 1, quindi meno 1 meno 1 più 2 fa 0, è ortogonale. Poi un'altra cosa è che questo qui sia una combinazione lineare di V3 e di V4, questo in effetti non è altro che V3, perché qua c'è meno 1 che è uguale a V3 e V4 la prima componente è 0, poi meno 2 V4. Provate, qua viene meno 1, qua viene più 2, qua viene 3 e qua viene 1. Meno 1, 2, 3. Quindi, a questo punto io sono sicuro di aver fatto bene. Se volete questo lo fate, ma è completamente pleonastico, cioè l'avete fatto e l'avete pure controllato. Quindi io posso scrivere base ortogonale di V uguale 1, 1, 0, meno 1 e poi meno 1, 2, 3, 1. Ok. Poi, se volete, facciamo anche l'altro, ma diciamo giusto per ulteriore controllo. Allora qua abbiamo 3, V4 era 0, meno 1, meno 1, 0. Poi il prodotto scalare di W1 con V4, devo fare la somma di questi due cambiati di segno, quindi meno 1, quindi con me davanti diventa 1, più W1, quindi più 1, 1, 0, meno 1. Allora quanto fa? Fa proprio 1, meno 2, meno 3, meno 1. Che come vedete è proporzionale a questo, è esattamente l'opposto. È chiaro che spesso viene uguale, viene l'opposto, perché se abbiamo coefficienti interi, abbiamo coefficienti interi piccoli, che può venire o uguale, o opposto, o il doppio, o il triplo. È chiaro? Bene. Adesso stiamo esattamente in questa situazione. Questo vettore abbiamo chiamato W3. Questo è sempre W1, sia sotto che sotto. Quindi abbiamo W1, poi abbiamo W2, poi abbiamo W3. Allora, immagina esattamente la situazione che della figura, del libro. Abbiamo W1 che è la costola verticale e W2 che sono due pagine messe appoggiate sul piano orizzontale. W2 e W3 sono due direzioni date dai lati di due pagine che sono appoggiate sul piano orizzontale. Ora, secondo voi, se io faccio, ortogonalizzo questo rispetto a questo, è chiaro se, allora, faccio solo questi vettori qua, adesso questi non sono ortogonali tra loro, ma se io ortogonalizzo questo rispetto a questo, no? Questo è W3, questo è W2. Come si fa l'ortogonalizzazione? Faccio la proiezione, ce la tolgo e qua è W'3. Ok? Adesso, questi stavano sul piano orizzontale, quindi quando faccio l'ortogonalizzazione, quello che genero sarà ancora sul piano orizzontale. Quindi questo avrò guadagnato che è ortogonale rispetto a W2, ma sarà comunque ortogonale anche rispetto a W1, quello non lo perdo. Perché facendo la combinazione lineare di due cose che già erano ortogonali a W1, rimarrà ortogonale a W1. Quindi, adesso cosa dobbiamo fare? Qua ho un'arbitrarietà, sicuramente c'è un'arbitrarietà, posso ortogonalizzare W3 rispetto a W2 o il contrario. Io faccio, andiamo a calcolare direttamente W2 scala W2, W3 meno W3 scala W2.
Se vi ricordate, questa non è altro che la forma di ortogonalizzazione di V3 rispetto a V2, però dove ho moltiplicato, ho tolto il denominatore, e quindi otterrò un vettore che dovrà andare a sostituire V3 e sarà ortogonale a V2. Allora, ho V2 scalare V2, potevo fare al contrario, ma in ogni caso qua ci devo mettere il prodotto scalare tra i due vettori, e questo lo devo sempre mettere. Poi devo mettere il prodotto scalare di uno dei due vettori con se stesso, cioè quella che poi chiameremo la norma quadrata di uno dei due vettori. L'abbiamo già chiamato, così ci spazio l'abbiamo già visto. Però, quindi, potrei scegliere quello che ha questo numero più piccolo, insomma, no? Perché conviene tenersi bassi con i cubi. In realtà tutte e due, se fate la norma al quadrato di questo, questo fa 1 al quadrato più 1 al quadrato più 2 al quadrato più 3 al quadrato, quindi 9 più 4 13 più 2 15, dall'altra parte uguale, quindi non è che ci guadagno niente. Quindi qua devo fare 15 W3, W3 è meno 1, 2, 3, 1, meno, adesso quando vado a fare il prodotto scalare, qua mi viene meno 2, meno 2 fa meno 4, più 9 fa 5, più 1 fa 6, quindi qua dovrei fare più 6 per W2, quindi 2 meno 1, 3, 1. Non lo fare subito, perché? Qua c'è qualcosa che posso mettere in evidenza tra 15 e 6? 3. Allora, io il 3 lo tolgo, se ci metto proporzionale, come posso moltiplicare un numero? Posso anche dividere un numero. Quindi se divido per 3 faccio 5 più 2. Sarà un terzo di quello di prima, ma i numeri sempre vengono interi, non mi interessa, così i numeri, i conti vengono più facili. Quindi meno 5 più 4 fa meno 1, 10 meno 2 fa 8, 15 più 6 fa 21, 5 più 2 fa 7. Adesso il problema dobbiamo controllare. Cosa dobbiamo controllare? Se abbiamo fatto bene i conti, questo che mi è venuto fuori deve essere ortogonale rispetto a questo e deve essere ortogonale pure rispetto a questo. Infatti, meno 1 più 8 meno 7 fa 0. Andiamo a vedere da questa parte. Meno 2 meno 8 fa meno 10. Più 63 non mi trovo. Vedete? Ok. E allora vuol dire che è sbagliato. W2 scalare W2 faceva 15, poi meno 1, 2, 3, 1 era giusto, poi il prodotto scalare era meno 4 più 9 faceva 5, più 1 faceva 6, no, più 1, 10, meno 2 fa 6, meno, ah no, questo, ah sì, perché c'era il meno davanti. Qua c'è la meno, quindi ho una annotazione, cioè il prodotto scalare l'ha fatto bene, me l'ha dimenticato di questo meno qua. Allora, quindi meno 5 meno 4 fa meno 9, 10 più 2 fa 12, 15 meno 6 fa 9, 5 meno 2 fa 3. In realtà questo a sua volta è proporzionale a, divido per 3 fa meno 3, 4, 3, 1. Questo 3 non lo posso mettere in evidenza da prima, lo metto in evidenza solo dopo aver fatto 3. In effetti, come annotazione voglio dire questo, la sensazione di aver sbagliato ce l'avevo già quando qua mi era venuto meno 1 o meno 1, quello che era, e qua era 21. Era venuto un numero con un vettore con i coefficienti troppo grossi e non si poteva mettere in evidenza niente. Invece qua
Spesso capita che quando andate a fare questa ortogonalizzazione, questa ortogonalizzazione, alla fine possiate mettere in evidenza qualcosa dopo aver fatto la sua. Andiamo a vedere se abbiamo fatto bene. Allora, qua meno 3 più 4 meno 1 fa 0. Adesso meno 6 meno 4 fa meno 10 più 9 più 1 fa 0. E quindi effettivamente questo è giusto. Quindi adesso la base ortogonale di U più V, quale ci conviene mettere? Ci conviene mettere 1, 1, 0, meno 1, poi ci conviene mettere 2, meno 1, 3, 1, e poi ci mettiamo meno 3, 4, 3, 1. E tutto il resto lo aggiungiamo. E con ciò abbiamo risolto mezzo esercizio. Ce l'abbiamo messo un'ora, in realtà ce l'ho 10 minuti, non più di un quarto, la parte fino a qui. In effetti cosa abbiamo fatto? A parte i controlli, noi abbiamo fatto tre ortogonalizzazioni di Gram-Schmidt. Prima abbiamo fatto il vettore dell'intersezione, poi abbiamo ortogonalizzato un'ortogonalizzazione in U, un'ortogonalizzazione in V, e poi abbiamo ortogonalizzato uno di questi due vettori rispetto all'altro. Ok? In realtà con le ortogonalizzazioni abbiamo quasi finito, nel senso che quello che dobbiamo andare a fare invece è risolvere dei sistemi lineari e poi al limite fare una ulteriore ortogonalizzazione. Infatti adesso andiamo a fare la base di U più V ortogonale. Qua è inutile scrivere base ortogonale perché questo U più V ha dimensione 3, questa è una base ortogonale, se fate i prodotti scalari l'abbiamo già verificato, fanno 0 tra i tre vettori, due dei tre vettori. Qua invece l'ortogonale a questo spazio che dimensione avrà? Chi sono questi qua? Sono tutti vettori ortogonali, tutti i vettori che stanno là dietro. Scusate, qua ci manca spazio generato da... Ok, chi sarà adesso questo? Sarà lo spazio generato da... Mi basta trovare un vettore ortogonale a tutti questi qua, o no? Perché? Perché la dimensione sarà 4 meno 3 che fa 1. Allora, se la dimensione di questo, questa è dimensione 3, questa deve avere dimensione, siamo in R4, 4 meno 3 fa 1. Quindi, se io trovo un solo vettore che è ortogonale a tutti quei tre vettori lì, ho trovato una base di questo spazio qua, che a quel punto sarà per forza ortogonale se devo finire dal solo vettore. Allora, chiamiamo questo vettore ABCD e andiamo a scrivere che deve essere ortogonale a quei tre vettori là. Quando vado a fare il prodotto scalare, qua mi viene A più B meno D uguale a 0, cioè sto facendo il prodotto scalare di ABCD con questo vettore qua. Poi mi viene 2A, facciamo sempre lo stesso modo, 2A meno B più 3C meno D uguale a 0, poi mi viene meno 3A più 4B più 3C più D uguale. E devo risolvere questo sistema. Allora, da dalla prima trovate D uguale A più B. Adesso sostituite nella seconda e nella terza. Questa seconda diventa 2A meno A diventa A meno 2B più 3C uguale a 0 e poi la terza diventa meno 2A più 5B
più 3c uguale a 0. Adesso fate la sottrazione, fate la seconda meno la terza, e quindi viene 3a meno 7b uguale a 0. Quindi trovate b uguale 3 settimi di a. Adesso andate a sostituire, vi diventa d uguale a più b, cioè viene 10 settimi di a, e poi sostituendo nella seconda equazione viene a meno 6 settimi di a più 3c uguale a 0, quindi viene c uguale meno un ventunesimo di a. E qua mi sa che c'è stato il baffiato sicuramente. Vabbè, controlliamo un attimo. A più c uguale a 0. Ah, ecco, ahi, qua è più di, che era venuto l'altra volta troppo diverso, qua ho sbagliato a copiare, invece questo è giusto. Allora adesso d uguale a più b era giusto, qui mi viene 3a più 3c uguale 0. Poi mi viene, quindi a uguale, diciamo c uguale meno a, quindi intanto se c, quindi qua mi viene meno 6a, no, meno c uguale meno a, poi poi più 4b più a più b uguale a 0, quindi viene meno 5a uguale meno 5b, quindi viene a uguale a b, quindi viene, per esempio se scelgo a uguale a 1 viene b uguale a e fa pure 1, c uguale a meno a viene meno 1, e poi d viene a più b, quindi questo dovrebbe essere. Poi ovviamente non è solo questo vettore, perché il parametro a rimane libero, e quindi si, diciamo, abbiamo uno spazio dimensione 1, così come ci attendevamo. Vediamo se però è giusto. Andiamo a fare il prodotto scalare. Con il primo viene 1 più 1 meno 2 fa 0, con il secondo viene 2 meno 1 meno 3 più 2 e fa 0, col terzo fa meno 3 più 4 meno 3 più 2 pure fa 0, quindi si trova, quindi u più v è generato da 1 1 meno 1 2. Adesso io dico che una base di U ortogonale io già ce l'ho, questo è 1, 1, meno 1, 2 e meno 3, 4, 3, 1. Ho, come si, per quale motivo? Questo è ortogonale a questo. Allora questo sta nell'ortogonale di U più V, quindi sta, è contenuto nell'ortogonale di U. L'ortogonale di uno spazio è più grande è più piccolo. Questo è l'ortogonale di U che è più piccolo di U più V, e quindi insomma se un vettore è ortogonale a tutti i vettori di U è anche ortogonale, scusate, se è ortogonale a tutti i vettori di U più V è anche ortogonale a tutti i vettori di U. Quindi quando passate all'ortogonale le inclusioni si rovesciano. Ah, quindi questo vettore ci sta nell'ortogonale di 1,
E questo, se vi ricordate, questo sì, perché quando abbiamo fatto la costruzione, questo vettore era ortogonale a questo, perché era, per costruzione era stato costruito ortogonale rispetto a questa costola, ed era stato ortogonalizzato rispetto a W2, quindi questi erano una base di U, e quindi questo qui era ortogonale a U, e quindi questo è un vettore che è ortogonale a U, ma questi due tra di loro sono stati costruiti in maniera tale da essere ortogonali, quindi la base ortogonale di U mi è venuta gratis. Ok? Una base ortogonale di U. Ah, se volete controllare, questo si può fare, perché per verificare che sia ortogonale ad U, basta prendere questi due vettori, fare il prodotto scalare con i vettori di U. Allora vedete, 1 meno 1 fa 0, meno 3 più 3 fa 0, poi qua abbiamo 1 più 1 meno 2 che fa 0, oppure 4 meno 3 meno 1 che fa 0. Quando faccio V1 e V2, che erano i vettori che generavano U, e vado a fare il prodotto scalare con questi vettori qua, trovo sempre 0. E quindi questo è un altro controllo che mi dice che ho fatto bene. Adesso andiamo invece a vedere una base di V ortogonale. Allora, per fare una base di V ortogonale mi conviene prendere i vettori che generavano V, i vettori che generavano V erano questi, anzi scusate, base ortogonale di V ortogonale. Allora, prendo un vettore ABCD, questo deve essere ortogonale ai vettori di V, in particolare deve essere ortogonale ai vettori della base, quindi ottengo meno A più C più D uguale a 0, poi ottengo meno B meno C uguale a 0, e questo mi dice che sono nell'ortogonale di V. Però l'ortogonale di V è uno spazio di dimensione 2, qua rimarrò con due parametri liberi. Però se io ci aggiungo anche che deve essere ortogonale a questo, questo è contenuto anche in V ortogonale, per lo stesso motivo di prima. Quindi nella base ortogonale di V ortogonale, un vettore piglio questo, già ce l'ho. Allora l'altro vettore, siccome la base poi la devo ortogonalizzare, invece di prendere un vettore in V ortogonale e poi ortogonalizzarlo, già impongo un'altra equazione che mi dice che deve essere ortogonale rispetto a questo. Quindi faccio A più B meno C più 2D uguale a 0. Quindi quando io avrò imposto queste tre equazioni, avrò queste due mi dicono che sto in V ortogonale, la terza mi dice che in V ortogonale già ho preso un vettore ortogonale rispetto a questo. Ok? A questo punto devo solo risolvere il sistema. Quindi noi sappiamo che C è uguale a meno B, poi dalla prima mi viene meno A meno B più D uguale a 0, e dall'ultima mi viene A più 2b più 2d uguale a 0. Allora, sommando mi viene b più 3d uguale a 0, quindi b uguale meno 3d, c uguale 3d se ho fatto bene, e A uguale B uguale meno 3D, quindi 3D più D fa 4D, A uguale 4D. Quindi mi conviene
porre D uguale a 1, quindi dovrebbe essere 4 meno 3, 3, 1. Vediamo un po'. Andiamo a rivedere. 4 meno 3, 3, 1. Sì, allora è giusto. Allora, quando vado a fare il prodotto scalare, 4 meno 3 meno 3 più 2 fa 0, e posso anche controllare che questo vettore sia ortogonale rispetto ai vettori di V, cioè rispetto a questi. Allora, 4 più, meno 4 più 3 più 1 fa 0, più 3 meno 3 fa 0. Quindi questa è una base ortogonale di V ortogonale, quindi i conti stanno fatti. Adesso l'ultimo conto che si deve fare, se voglio una base ortogonale di U intersecato V ortogonale, questo chi è? Questo in realtà è U ortogonale più V ortogonale. L'ortogonale dell'intersezione è la somma degli ortogonali, questo pure lo dimostreremo. Ora, guardate, U ortogonale e V ortogonale sono già stati scritti in maniera tale da evidenziare il vettore che da evidenziare la loro intersezione. Quindi vedete, qua c'è questo vettore e un altro vettore, qua c'è lo stesso vettore di prima e un altro vettore. Quindi se non ci metto ortogonale, se scrivo base di U intersecato V ortogonale, allora questa è semplicemente 1 1 è 1 1 meno 1 2, poi è meno 3, 4, 3, 1, e l'ultimo è 4 meno 3, 3, 5. Ah, però il problema è che non è... Allora, questo è ortogonale a questo, questo è ortogonale a questo, ma questi due tra di loro non sono ortogonali. Allora, per fare una base ortogonale, che devo fare? Devo prendere uno di questi due e lo devo ortogonalizzare rispetto all'altro, cioè devo fare, vabbè, questi vettori chiamiamoli con un altro nome, chiamiamoli UV e W, già li ho usati, chiamiamoli omega 1 e omega 2. Ma devo fare, per esempio, omega 1 scalare omega 1 per omega 2 meno omega 2 scalare omega 1 per omega 1. Allora, omega 2 scalare omega 2, 9 più 9 18, più 16 34, più 1 fa 35. Quindi fa 35 omega 2, quindi 35 4 meno 3 3 1, poi meno, poi devo fare il prodotto scalare tra questi, poi viene meno 12, meno 12 fa meno 24, più 9 più 1 fa meno 14, col meno davanti diventa più 14, meno 3, 4, 3, 1. Allora, non mi sognate di fare questa somma perché facilmente vi papocchiate. Qua potete mettere in evidenza un 7, allora io qua ci metto proporzionale e divido per 7, quindi 35 diventa 5 e qua diventa 2. Quindi adesso 5 per 4, 20, meno 6 fa 14, meno 15 più 8 fa meno 7, 15 più 6 fa 21, 5 più 2 fa 7.
che a sua volta è ulteriormente proporzionale a 2 meno 1, 3, 1. Quindi qua possiamo scrivere 1, 1, meno 1, 2, poi omega 2 abbiamo preso 4, abbiamo ottenuto, scusate, ortogonalizzato omega 2 rispetto a omega 1, quindi qua abbiamo meno, mi devo conservare omega 1, quindi meno 3, 4, 3, 1, e poi ci metto 2, meno 1. Allora, andiamo a vedere se è vero. Innanzitutto questi devono essere ortogonali tra di loro. Allora, questa è l'ortogonale rispetto a questa, adesso questo qua diventa 2 meno 1 meno 3 più 2 fa 0, meno 6 meno 4 più 9 più 1 fa 0. Quindi sono tutti e tre, è una base ortogonale. Se tutto è vero, devono essere tutti quanti ortogonali rispetto a U intersecato V, cioè rispetto a 1, 1, 0, meno 1, quindi 1 più 1 meno 2 fa 0, meno 3 più 4 meno 1 fa 0, 2 meno 1 meno 1, 2 fa 0. Quindi effettivamente è tutto giusto. Ora, in effetti, qua mi potevo risparmiare un conto. L'ultima ortogonalizzazione me la potevo risparmiare. Per quale motivo? Perché qua dentro c'era un vettore, qua dentro qua, lo vedete questo vettore qua? Questo vettore qua, siccome era già stato fatto ortogonale rispetto a questo, era ortogonale rispetto a questo ed era ortogonale rispetto a questo. Quindi nel momento in cui io sapevo di dovermi conservare due vettori e poi alla fine mi sono conservato proprio questi due, il terzo vettore ortogonale era questo, però e questo qua sapevamo che era ortogonale a un intersecato 1 e quindi però sì, e quindi già sapevamo che era questo vettore che usciva, però insomma qua non conviene cioè conviene fare il ragionamento solo se siete sicuri di non impicciarvi nel ragionamento stesso. Quindi l'ultima ortogonalizzazione qualche volta si può risparmiare. Quindi se ci fate caso, noi cosa abbiamo fatto? Ora è diciamo il momento di mettere tutto insieme. Prima abbiamo risolto un sistema lineare per omogeneo, sono tutti sistemi lineari omogenei, cioè con termini nodi nulli. Prima abbiamo risolto un sistema lineare omogeneo per trovare U intersecato V, o meglio, un generatore di U intersecato V. Poi abbiamo fatto due ortogonalizzazioni di Gram-Schmidt per determinare una base ortogonale di U e una base ortogonale di V. Poi abbiamo fatto una terza ortogonalizzazione di Gram-Schmidt per determinare una base ortogonale di U più V. E poi siamo passati agli ortogonali. Gli ortogonali abbiamo risolto tre sistemi lineari, uno per trovare una base ortogonale di U, uno per trovare una base ortogonale di V e uno per trovare uno per trovare la base ortogonale di U intersecato V, poi uno per trovare la base ortogonale di U e uno per trovare la base ortogonale di V. A quel punto per trovare la base ortogonale di U più V bastava fare un'ortogonalizzazione. Quindi se ci fate caso, in totale abbiamo risolto 4 sistemini lineari, uno all'andata e 3 al ritorno, e abbiamo fatto 4 ortogonalizzazioni di Gram-Schmidt, 3 all'andata e 1 al ritorno. Ok? Con l'ultima che in realtà si poteva evitare, perché potevamo andarci a prendere, diciamo, potevamo osservare che il vettore che stavamo costruendo, ce lo potevamo andare a prendere tra i vettori che avevamo già costruito. Quindi naturalmente non vi è un'unica soluzione, si può procedere in modo diverso e si possono ottenere basi ortogonali diverse.
però questo è uno dei modi più spediti di procedere, quindi richiede praticamente il minor numero di operazioni possibili, più o meno. Quindi questa è la situazione, questo è il primo esercizio che ci sta sempre nei compiti che do. Questo esercizio non è che, diciamo, sia chissà che cosa, però mi garantisce che abbiate preso un po' di manualità nel fare, nel capire che cos'è una base di uno spazio, quali sono i generatori di uno spazio, cos'è l'intersezione, cos'è la somma, cosa sono gli ortogonali, come si fa un'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt e quant'altro. Se andate a vedere e mettere insieme queste cose qua, sono tutte cose elementari, però per metterle insieme ci vuole un minimo di coordinamento. Ok? Non solo, c'è anche, io vi avviso, ve lo dico mo, qui avete una garanzia statistica in più, cioè nei miei esercizi, lo sanno bene quelli di TLC, non c'è garanzia che l'esercizio sia facile o difficile. L'esercizio può, perché io non lo svolgo mai qui, lo preparo la mattina del compito e lo do. Ora, qua è un esercizio piuttosto standard, do più o meno sempre due vettori per U che generano U, due vettori che generano V, siamo sempre in R4 e U intersecato V ha quasi sempre dimensione 1. Però, in questo caso, quindi in questo caso purtroppo non c'è tanta variabilità, perché io in genere mi metto un esercizio, perché io trovo altamente diseducativo il fatto che gli esercizi abbiano una difficoltà standard. Cioè, molto spesso uno fa il ragionamento, no, questo non può essere perché viene troppo difficile, oppure no, non può essere perché viene troppo facile. Questa cosa non esiste, cioè non può esistere su un esercizio vero, perché su un esercizio vero il conto che devi fare, tu non lo sai prima se è facile o se è difficile, il conto è quello che ti viene, quindi devi saper fare dei ragionamenti in maniera indipendente da tutto ciò. Qui purtroppo c'è abbastanza fisso, però che cosa è capitato? È capitato, primo capita che fate i conti senza controllare, quindi scrivete da un certo punto in poi ve ne andate per la tangente. Ora, naturalmente, andarsene per la tangente alla fine dell'esercizio perdi poco, ma se te ne vai per la tangente all'inizio dell'esercizio sbagli tutti gli altri conti appressi. Quindi controllare è sempre una cosa obbligatoria, perché se no si rischia di buttare tempo che invece sarebbe molto utile per fare altri esercizi. Poi, che cosa può succedere? Può succedere qualche volta, io mi sbagli, una volta, allora, cosa succede? Se mi sbaglio a dare i vettori, magari l'intersezione viene in vettore 1, solo in vettore 1, no? È più facile sbagliarsi così che sbagliare e far coincidere U e V. È capitato. Dopodiché l'avevano imparato a fare soltanto a memoria e non sapevano più che cosa fare. Era, se, ripeto, se l'intersezione fosse vettore nullo, io mi faccio una base di U e una base di V ortogonale separatamente, quindi devo ortogonalizzare V2 rispetto a V1 e V4 rispetto a V3, poi faccio gli ortogonali e anche lì ortogonalizzo le basi, anzi mi risolvo i sistemi per avere U ortogonale, per esempio ho due equazioni, quando ho due equazioni dei parametri me li fisso a caso, aggiungo questi come terza equazione e quindi il quarto me lo ricavo ortogonale rispetto al terzo, quindi avrò una base di ortogonale e la stessa cosa faccio con V ortogonale. U intersecato V fa il vettore nullo, U più V fa R4, chi è una base? È inutile che vi state a costruire una base ortogonale di R4, già ce l'avete con 1, con 2, con 3, con 4, se è tutto R4. Il problema è quando non è R4, io non, diciamo, ho dei vincoli sui vettori e quindi me la devo costruire. Ma se no, costruire una base ortogonale di R4 è banale. Ok? Quindi non hanno saputo, cioè, trarre profitto dal fatto che l'esercizio fosse diventato meno difficile. Quindi, diciamo, poi dopo si sono mangiati le mani, però era tanto, insomma. Quindi questa cosa qua. Ora, questo esercizio ve lo potete inventare da voi facilissimamente, semplicemente dovete
Se voi inventate da voi ci sarà solo un passo che sarà automaticamente fatto, cioè prendete V1 e V2, prendete V3 e V4 e imponete per esempio che una combinazione lineare di questo sia uguale a una combinazione lineare di questo. Per esempio la somma di questi è uguale alla somma di questo. Oppure la somma dei primi è uguale alla differenza degli altri. Allora, a quel punto quasi sicuramente U intersecato V avrà la dimensione 1 e quindi potete rifare tutto l'ambaradan come l'abbiamo fatto adesso. È chiaro? Quindi l'esempio ce l'avete, sta sul web, lo potete rivedere quante volte vi pare. L'esercizio lo potete diciamo ci potete cambiare i numeri facilmente e lo potete rifare un esercizio analogo, anzi tanti esercizi analoghi. Poi se volete ve ne do alcuni dei compiti, però insomma, non mi sembra questa grande cosa inventare un esercizio del genere. Quindi, diciamo, qua si tratta semplicemente di mettersi a studiare. Va bene? Capisco che è stata un po' lunga la cosa, perché è un po' più di un'ora, insomma. Però adesso facciamo pausa, ci riposiamo 10 minuti, no?